Sicuramente è la nostra fiera perché noi come gruppo siamo un gruppo di aziende italiane principalmente, anche se in realtà abbiamo anche due soci cileni, però è nato il nostro consorzio, è nato in Italia, i soci sono principalmente italiani ed è nato con l'obiettivo di valorizzare all'estero la produzione di qualità ortofrutticola italiana, quindi ovviamente è la nostra fiera. Nella parte convegnistica c'è un successo incredibile perché in due non sono riuscito neanche a entrare dalla gente che c'era, quindi in realtà sembra che l'aspetto convegnistico quest'anno sia veramente molto ben centrato. La virtù maggiore è sicuramente la nostra capacità di avere una varietà di offerta che molti pochi paesi al mondo riescono ad avere, considerando anche la nostra superficie coltivabile che dopo tutto è abbastanza limitata se uno guarda a livello internazionale. Noi abbiamo tante specificità, tante varietà e riusciamo ad avere un'offerta molto particolare. La debolezza è sempre quella di non riuscire a raggiungere certi mercati e certi clienti che invece richiedono quantità, organizzazione e servizio.